Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Inizio subito il video oggi facendovi vedere il Bimby TM6 che vi avevo detto. Sto cucinando lo spezzatino. Veramente volevo fare un'altra cosa, però gli avevo detto i peperoni ripieni, invece alla fine faccio lo spezzatino con la peperonata, con le patate e le zucchine. Adesso qua ho semplicemente fatto insaporire e tritare la cipolla. Adesso ho messo la carne. Allora, dopo 2 minuti l'ho staccato, che alla fine mi serviva solo che iniziasse a cuocersi, così poi lo metto insieme alle zucchine che ho già iniziato ad addolare. Adesso ci metto anche la carne, così si cuoce. Nel frattempo taglio i peperoni, che comunque fanno più in fretta, e salo sia zucchine che carne. Allora, ecco, vedete, ho aggiunto i peperoni e c'è la carne già cotta anche, e le zucchine stanno cuocendo. Adesso ho trovato un pochino di fagiolini avanzati dell'altra sera, allora ce li faccio che buttare dentro e così li finiamo tutto assieme, facciamo un miscuglio. Le patate alla fine non le ho messe, perché adesso ho capito perché costavano poco quelle patate che ho preso il bene. Stupida io che non ci ho pensato, perché erano patate vecchie. Erano patate vecchie e infatti se ne sono andate subitissimo. E quindi niente, adesso qua metto il coperchio, lasciamo qua, c'è i bambini sono di là che giocano, e adesso vi faccio vedere un attimino il cielo che c'è fuori. È bello comunque, guardate che belle le nuvole che ci sono lì. Però c'è una bella arietta. Vi faccio vedere, guardate gli alberi là che si muovono. C'è un'arietta, si sta benissimo. Ed è così stasera. I bambini mi hanno ritirato i vestiti che avevo stesi e poi adesso ci prendiamo il fresco che c'è. Si è scurito tantissimo e ha cominciato a piovere. Si è appannato tutto. E qui è tutto pronto. E sta piovendo fortissimo. E niente, noi adesso ci mettiamo a mangiare. E ormai praticamente poi la giornata è finita. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno. Ciao. Eccoci in un nuovo giorno. Cosa sto facendo? Sto stirando stamattina. Ho già lavorato. Qui c'è la roba che devo stirare. Lì ce n'è dell'altra. E niente, qui ce n'è altra. E là invece c'è la roba che devo dare delle bambine alla mia amica. Alcuna ce l'avevo in uno scatolone, non ricordavo di averla, così Pia le sarebbe andata nei mesi, ma invece non l'avevo trovata e quindi niente, vabbè, la do a Sara, la mette a Giulia. E poi lì invece c'è della roba per Pia un po' più grande da mettere via. E niente, quindi io adesso vado avanti e stiro. Visto che fuori c'è una bella giornata fresca, ne approfitto appunto per stirare. Thank you.
Micio, hai visto? Non guardare. Cosa gli fai al Micio? Ciao Micio! Dov'è il Micio? Eccolo! Micio! Cane! Brava! Che bello è farti le cane! Dai, dai, facciamogli le cane! 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 Anche sotto il collo io li sto. Ha perso una scarpa come ce n'è. Sì, ce l'ho lì. Fai cara al Micio, fai cara, cara, brava. E invece non si vede il pallino come un burattino. Bisogna cambiarglielo di nuovo. Quando è che gliel'avete cambiato? Quando siamo scesi. Andiamo a cambiare il pannolino, Pia. Vediamo un po' se ha fatto delle. Piano. Guarda, cara Micio, piano. Guarda, sì. No, cara, guarda, cara. Guarda sotto il collo. Brava. Brava. No, in faccia così. Io lo sto infilando in un occhio. Che ne fai, Micio? Ti vuole dare i vizi! Oh, che carino! Ti ha dato un pelo di traverso del Micio? Sì, è la cosa. Cara Micio! Te ne va? Cara Micio! Micio! Manuel! Manuelino! Ciao! Perché gli dai i vizi? Ti ha dato i vizi? Cenerentola, adesso rimettiamo la scarpa e cambiamo il pannolino, Il pancino, cara mia, pancino, cara mia, pancino. Dai, vieni, vieni, vieni. Vieni a dargli fare nel pancino, guarda. Brava! Ma tu se non mangi cinghiale devi mangiare altro! Sei un cinghiale! Oggi volevo parlarvi di questa funzione che si chiama la mia settimana e praticamente si può decidere in anticipo quello che si vuole cucinare, decidendo in quale giorno lo vogliamo cucinare, e poi basta andare, adesso vi faccio vedere, all'inizio nel menu iniziale nella mia settimana e viene fuori la ricetta che abbiamo scelto di cucinare. Oggi, perché volevo fare l'insalata di riso, oggi cucino e ho messo cottura del riso a chicco lungo. Quindi ci clicchiamo sopra. Ok, adesso prendo il cavalletto per mettervi
su, così potete vedere, e cuciniamo insieme il riso. Allora, partiamo subito e praticamente ci dice inizia a cucinare. Allora, magari se mettiamo il boccale è meglio comunque. Però dice tutta la spiegazione e le porzioni. Qui voi non riuscite a vederlo perché c'è la luce. Però dice in pratica che per la cottura di 250 g di riso a chicco lungo utilizzare 500 g di acqua, e poi va avanti, aumenta 300 g, 350 g e poi la quantità più grande, che è quella che useremo noi, cioè che userò io per noi, è 500 g di riso a chicco lungo, 900 g di acqua. E poi c'è scritto scegliere le quantità dei restanti ingredienti secondo le proporzioni. Rimangono sale e acqua. Io non esagererò perché se poi tipo il riso è troppo salato, il sale e l'olio, non sale e l'acqua. Se il riso è troppo salato poi non lo mangiamo. Quindi non metterò troppo sale e l'olio lo metto poi a crudo dopo. Quindi magari qua ne metto solamente un cucchiaio e poi un cucchiaio lo mettiamo a crudo. Comunque andiamo avanti, dobbiamo mettere il boccale. Vedete la figura? Quella lì è di questo cestello. Adesso vi faccio vedere come si usa. Come dicevo, è d'aiuto. Poi, vabbè, la cosa che a me mi ha fatto scintillare quando sono andata a prenderlo è il fatto che tutti i pezzi possono andare in lavastoviglie. E quindi, signore, sappiamo benissimo quanto è importante sporcare poco, ma anche per chi ha la lavastoviglie poter lavare nella lavastoviglie. Quindi è un'ottima cosa. Ok, allora andiamo a mettere, aspettate che controllo che non sia bagnato, se no ancora mi si fulmina e siamo rovinati. Vado a mettere il boccale, poi il coperchio. Adesso vi faccio vedere un attimino. Ok, vado a mettere il coperchio qui, appoggio sopra il cestello, così come dice lui, inizio di appoggiare il cestello sul suo coperchio del boccale. E poi c'è la bilancia anche incorporata, dice di pesare il riso. C'è anche il pulsantino per tarare, quindi è veramente completa. Ok, allora andiamo a tarare e poi adesso vi faccio vedere che misuro nel cestello 500 g di riso. Ovviamente magari sentirete i bambini che piangono, cioè più che altro qui. Ok, e adesso vado a aprire l'altro sacchetto e aggiungiamo il riso che manca, perché ce n'erano solamente 295 g. Ok, userò un contenitore piccolo perché pesa 5 kg e non ce la faccio mica rovesciare. Quindi adesso prendo un contenitore piccolo come il misurino. Anzi, in realtà ci sarebbe il misurino proprio del bimbi. Adesso ve lo faccio vedere. Ok, li ho presi tutti e due. Questo qui, che poi in realtà è anche il tappo per chiudere, per quando si fanno certe preparazioni, qua dentro come vedete è anche un misurino, c'è 50 ml e 100 ml. Proviamo a prenderlo con questo. Ecco, sì, volendo, guardate. E poi lo si versa dentro, solo che rimane un po' appiccicato anche qua. Sì,
sì, in effetti è comodo, non serve nient'altro. Ecco, questa è una cosa che mi piace, perché usi una cosa sola, tante funzioni, e anche pesandoci il riso non è che poi in realtà basta una sciacquatina, voglio dire, non è che... Ok, fatto, sono 500 grammi. Adesso vorrei provare a farvelo vedere. C'è troppo lo... ecco, guardate, sono, visto, 500 grammi. Quindi metto via il contenitore che avevo preso, metto da parte il riso, che dopo, mentre lui inizierà a cuocere, io andrò a sistemare. Adesso vi faccio vedere. Dice avanti, sciacquare bene il riso sotto l'acqua corrente fredda fino a che l'acqua risulterà limpida. Quindi prendiamo il nostro cestello e andiamo a sciacquare il riso. Allora, adesso volevo farvi vedere un pochino, ma non troppo. Vedete, sciacquare, allora abbiamo sciacquato, qui c'è avanti, è comodo anche per chi magari non è capace a cucinare, qui ti dà, ti dice tutto quello che devi fare, cioè è veramente fantastico secondo me. Ora io ci sto mettendo tanto perché vi sto spiegando e sto parlando con voi, ma in realtà ci va molto molto meno. Quindi andiamo avanti e mettiamo nel boccale il riso sciacquato. E poi andiamo ancora avanti, bisogna aggiungere l'acqua, 900 ml. Anche qui pesa tutto lui, perciò bisogna solo guardare che la tara sia giusta, che sia a 0, tipo adesso a me segna meno 1, perciò metto 0. E poi si può iniziare a pesare l'acqua. Io ne devo mettere 900. Ok, vabbè, ho messo un goccino di qui. Ok, adesso andiamo ancora avanti. Aggiungere mezzo o un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Siccome noi abbiamo fatto la quantità più grande, mettiamo un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Ok. Ancora avanti, dice un cucchiaino e mezzo di sale, perciò vado a prendere il sale e il cucchiaino. Scusate, vi ho colpite. Un cucchiaino e mezzo. Andiamo ancora avanti. Bisogna appoggiare il cestello sopra il coperchio al posto del misurino. Quindi mettiamo il tappo, il coperchio, e poi appoggiamo il cestello così, come dice lì. Non l'ho mai fatto, è la prima volta che lo faccio insieme a voi. Ruota la manopola alla velocità per iniziare. Ok.
pronte. Adesso vi faccio vedere, aspettate, lì c'è anche il mio straccetto. Aspettate, scusatemi, ok. Ok. E lo cuoce. Nel frattempo noi prepariamo gli ingredienti per condirlo e ci vediamo quando ha quasi finito. Ha finito? Manuel, per favore, puoi levare il video? E adesso dice di trasferire il riso in una ciotola e mescolare bene con la spatola. Quindi leviamo questo. Adesso prendo la ciotola e glielo versiamo dentro. Allora, adesso praticamente diceva di usarlo come si preferisce. Accendiamo la luce che non si vede niente. Ok, quindi adesso lo prendiamo. E lo tiriamo giù. Ecco, ho aggiunto il condimento per insalata di riso, ho sgranato il riso esattamente come si fa, diciamo, tipo per il couscous, ed eccola pronta la nostra insalata di riso. Adesso mangiamo e ci vediamo più tardi.